A grande richiesta torna sul canale Among Us. Quella che vedrete oggi è una partita un po' vecchia, non conoscevo ancora molto bene il gioco e ho deciso di fare un esperimento, di montarla in un modo un po' particolare. Lasciatemi tanti commenti e tanti mi piace, fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. L'altro video ha raggiunto 36.000 mi piace in un giorno e 321.000 visualizzazioni. Mamma mia, questo forse è il gioco che mi piace di più in assoluto. La gente è impazzita nei commenti. Sto entrando comunque, dai, arrivo. Avete capito bene, quest'oggi giochiamo ad Among Us. Among Us o Among Us? Among Us, The Last of Us, Among Us. Oggi, ragazzi, giochiamo ad Among Us. Dobbiamo creare l'atmosfera prima. Sono gasatissimo. Divertiamoci. Finally. No, mi ha buttato fuori. Perché ci hai messo troppo. Mannaggia. Da quest'oggi siamo un botto di gente, ve lo dico. Minecarl, Mesis, Retni, Miraggio, Minecarl, Kaigots, Retni. Sta entrando anche Sbushi. Non capiremo assolutamente niente. No, non si può iniziare così. La la la. In admin c'è da fare qualcosa. La risposta è sì. Minecraft, Miraggio e Memesis sono qua. E il Poski se ne va. Via di qua. Buono. Dobbiamo fissare le luci. Siamo vicini a Jack. Vediamo se è l'impostore. No, non devo stare qua. Sta succedendo qualcosa in Electric. Se quella porta si è chiusa, ci ammazza. Sbushi mi sta seguendo. Questa cosa non mi rassicura per niente. Dobbiamo andare in admin. Jack sta venendo anche lui. Potrebbe essere anche un bluff in realtà. 5-0-7-8-5. Ragazzi, ho visto Stepney. Ho visto Stepney accoltellare Miraggio in storage. Ma che stai mentendo come un porco? Ma è vero, bugie. Ho visto Stepney accoltellare davanti a miei Miraggio. È un report emergency call. Ho fatto la crisi entrambe. Ho visto che qualcuno ha chiuso elettrico. Non le puoi accanto a me, sì. Io no, ragazzi, ho provato Stefano a Shield, però non so poi dove è andato. È andato allora, il sto corpo, facendo delle mie quest. Ecco il corpo. Jack, sei un impostore. Dai, ti dico dove era il corpo, Sbushi. Il corpo stava sul corridoio che usciva da Shield e stava in storage dove sta la tanica. Tra i corridoi. Quindi è l'unico che è passato da lei è Stephanie, ragazzi. Mi sono fermato all'altra stanza e sono tornato indietro. Jack, non urlare perché sennò poi parli sopra gli altri. Io sono andato verso Shield, ho trovato Stefano, però ero da solo e non ho visto corpi lì. Stefano avrebbe potuto uccidere me a quel punto. No, esatto. E no, perché c'aveva il cooldown. Non c'era nessuno. Ma no, che cooldown? Aveva il cooldown. E l'avrebbe trovato Sbushi allora il cadavere. L'hai trovato 3 secondi dopo che lui è passato accanto a me. Quindi poteva uccidere me invece che il Viola. E no, l'ha ucciso prima. No, se no l'avrebbe trovato Sbushi. No, Jack, di lì io. Ci sono troppe discordanze tra voi due. Io voterei Jack perché, raga. Ma io sta parlando un po' troppo. Così a caso. Sta parlando un po' troppo. Ste, posso dirti una cosa? Tu non hai pensato che se tu adesso stai dando la colpa a Jack e non è lui, sì, poi sei palesemente tu, no? Jack si renderà conto però che non ha senso accusare così. E io l'ho vista fare la crisi ad admin. No, poi è andato sotto e ha coltellato davanti ai miei occhi. Ma non è vero! Ma cosa davanti ai tuoi occhi? Ma cosa stai dicendo? Miraggio, miraggio. A meno che non è un miraggio, io... Jack, ho una domanda sulla partita. Chi muore vediamo cos'è. Sì, l'ho messo. Questa è la prima partita, l'ho messo che si vede chi muore. Cioè, quindi se non è Jack, esatto. MG Hole via Stefano. No, è Stefano. Che cazzo? Io chiamo il coso e mi fate la colpa. Te hai già votato, però io vi posso solo dire che io non ho accoltellato. Allora, ragazzi, giuro sulla mia vita. In bocca ti metto. Allora, mi dissocio. Allora, ma non puoi, c'hai la tutina, sei in un'astronave, muori se te la apri. Ragazzi, ma state fuori. Ciao bello! Bravi. Fuori dall'astronave, bravi. Idiota! Bravi. C'è che un deficiente. Ma perché? Ma è che scemo? Ma scusami. Ma per quale motivo fare questa roba? Non ha senso, minimamente. Mi piace, se io azzecco questa cosa. Lui è fuori di testa e ha visto quello col cappellino rosso, lo ha scambiato per me. Fa
facciamo le quest, ci portiamo a casa un po' di punti, sperando di vincere questa partita. Oh cavolo, questo è un problema. Hanno spento le luci, che vuol dire che c'è qualcuno nei paraggi. E anche ovviamente l'impostore. Hanno chiuso le porte. Ok, quindi devo andare di là a vedere per forza, perché è risbucata qua. Esce da admin, sicuro, esce dalla security. Per forza. O uno che esce da med. Fatemi capire, allora. Dalle telecamere qualcosa posso sicuramente intuire. Mesis è qua, sta venendo da me. Vediamo Minecraft cosa vuole fare. Kygos è appena passato di sopra. Andrò a fare la crisi del reattore. Veloce. Andiamo, 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 andiamo. Via, via, spegni tutto. Ho sistemato la crisi con Mesis, quindi di Mesis posso fidarmi, spero. Ritorno a vedere cosa succede qua dentro. Kygos è comparso dal niente. Mi puzza tantissimo questa cosa. Hanno appena chiuso le porte? Mi fanno fuori. Hanno chiuso le porte perché? Aiuto. Entra da quella botola e mi uccide, per forza. Guarda che io ti tengo d'occhio, lo so che sei tu. Vediamo se vai sopra. Situazione di me. Raga, io giuro che non sono io. Io giuro che non sono io. Ho fatto il reattore con Stephanie che stava prima a telecamera, quindi... Chi è che ha il cappellino rosso in testa? È quello che l'aureola. Io sono morto, però. Se devi stare zitto. Nessuno ha qualche... Io, raga, non ho un indizio. Guardavo proprio per due minuti di telecamere, ma non ho scoperto niente. Lo so che sei tu. L'unico che già era sopra quando sono salito era... Magic. Sì, sì, sì. Boh, eri l'unico. C'era Kygos che stava scendendo, però. Ah, ok. Occhio, perché ci sta solamente un impostore. Quindi... Ah, uno solo? Sì. Uno? Altrimenti sarebbe già finita la partita. Come uno? L'altro era El Poski che è crashato. Questa affermazione di Kygos che ha fatto uno dopo che l'avevamo già detto. Mi puzza tantissimo. Che cazzo ne so io? Prima quando è stato. Io voto Kygos fuori dall'astronave. Ma che significa, fra? Ma questa cosa. Fuori dall'astronave. Ma in teoria io non so. Le regole a sto punto. Le regole della nave, so che quando si fa un report, tipo ho visto lui uccidere, poi si tolgono tutti e due di mezzo se. Che viene buttato fuori. No, buttatemi fuori. Però l'ha detto Jack che aveva visto, non io. Ma lui non era impostore, quindi non lo so. Non lo so. Come però volete, ragazzi. Ditemi io. Sono stato a telecamere per cercare indizi per voi, per la squadra. Io ho i miei fidare di me. Ma lei sta dicendo la voce proprio da bastardissimo, però. Ma cosa? Ma che stai dicendo? Sono sincero. Sei sincero, vabbè. 100%, 88%. Sì, 88%, il 12%. Ok, vado in fiducia, flying. Ragazzi. Raga, io non lo so. Il 12 è no. Fiducia. Attenzione, ha funzionato? Potremmo aver vinto, quindi. Pazzesco! Incredibile! Ora hai fatto molto male. Raga, ho fatto tutto da solo, raga. Ho fatto tutto da solo, ho ucciso tutti da solo. Ha fatto molto male crashare all'inizio. Allora, ragazzi, è successo questo. Allora, è successo questo. Stefano mi stava rincorrendo su un tavolino. Io stavo con te per farti capire che potevi fidare di me. Uno che mi rincorre appresso a un tavolino. Penso che mi voglia coltellare. Ma sono andato a fare la quest della carta di credito. Savi di merda. Comunque, ma non io pensavo di te da come ti. Perché ti no, ti dopo a un certo punto lui è andato sotto e ho visto il cadavere, capito? Ma non puoi dire ho visto a coltellare. Se non avevi lo fatto. Non può startare, raga. Il video di oggi termina qua, amici. Spero vi siate divertiti. Mamma mia, l'abbiamo beccato. Kygos voleva farci fuori tutti quanti. E invece no, Birbantello, il detective Stephanie ti ha buttato fuori dall'astronave. Ragazzi, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Noi ci vediamo nei prossimi giorni al prossimo video. Da sempre è tutto. Bye. Ma quando è che torno ad essere impostore, però? È molto più divertente. È...